io ringrazio per il richiamo a Davide Foppo, perché ho sempre citato molte iniziative, cioè l'unica maniera, se abbiamo per rimanere umani, nella posizione della Casa Comune Europea, è quello di entrarci verso la via, verso il noto, verso la sicurezza e la libertà, cioè, verso c'è il multiculturalismo. Però, a parte queste cose, che va benissimo, il problema è che io vorrei capire se in Municipio 1, per esempio, riusciremo mai ad organizzare una festa all'umanitaria per Israele, nel giorno dell'indipendenza israeliana, magari oltre col patrocinio anche un piccolo contributo, perché non debba andare in un altro municipio o in un'altra città a organizzarlo. Se parliamo di multiculturalismo, che viene da lontano, è giusto, ma cominciamo a capire la radice della nostra storia anche. Pensiamo, passiamo solamente qua un quismo e copiamo i discorsi degli altri molto male. La scuola per gli artigiani, il problema è riportare la città in centro, vuol dire diminuire la frequenza di ADAC a meno delle 14, non ci prendiamo in giro. Cioè, non va bene i discorsi degli altri, fanno piacere, sono contento, parlo bene, grazie. Però, signore, strutturale, il multiculturalismo lo si fa quando si è cominciato ad apprezzare chi siamo. Ed è indecente che noi non patrociniamo con un contributo lo Stato di l'iniziativa degli amici di Israele all'umanitaria. E questo è indecente. È successo. Ed è indecente che parliamo di aiuto al commercio e non pensiamo a riportare i milanesi in centro a Milano. Perché continuiamo a pensare alla VAC che va pure magari raddoppiata. Grazie.